Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il Partito Democratico chiede un sì subito per evitare altro debito. Un sì a che cosa? All'utilizzo dei soldi che si trovano nel MES, meccanismo salva stati, a disposizione per spese sanitarie fino al 2% del PIL di ogni paese. Per l'Italia sarebbero 36 miliardi. Raccontano la storia di Babbo Natale che non ha condizionalità. Ma c'è l'unica e sola grande condizionalità, che è quella che se lo Stato, qualunque esso sia, non possa restituire i soldi a debito, a prestito, arriverebbe l'Europa dentro il paese a dire come fare per restituire il prestito, quindi con taglio delle pensioni, taglio degli stipendi pubblici, chissà quante altre cose, come quello successo alla Grecia. Però sembra che il governo e una parte della sinistra e una parte del centrodestra non voglia ascoltare, non voglia leggere realmente questo documento dove si evince appunto che alla fine le condizioni per l'utilizzo di questo MES sono sempre le stesse, anche se formalmente vengono cancellate, no, c'è proprio scritto che quella dell'articolo 14 rimane in vigore. E così intanto Nicola Zingaretti scrive una lettera al Corriere della Sera dove elenca 10 punti che sono 10 buoni motivi, secondo lui, per il quale richiedere gli aiuti del MES. E Conte non dice nulla, dimostrando come l'argomento non è ancora maturo. Ecco, non è ancora maturo, voi sapete che Conte parla in questi termini. Ma dice espressamente il Premier: dovete darmi il tempo che ci vuole. Il tempo di completare il quadro europeo, chiudere l'accordo con l'Unione Europea al prossimo Consiglio, poi farò il possibile per convincere il MES. Quindi prova a rassicurare alcuni ministri del Partito Democratico. Intanto oggi ha una telefonata in agenda con la cancelliera della Germania, Angela Merkel, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, dove la Merkel diceva: ma questi soldi nel MES li abbiamo messi lì per essere utilizzati, insomma. E Conte ha risposto: i conti in Italia ci penso io, Gualtieri e i ministri, come dire, fatti gli affaracci tuoi. E quindi c'era questa sorta di telefonata riparatrice, e così sembrerebbe Conte che abbia le mani legate, che sia ostaggio delle posizioni intransigenti ribadite da Rocco Crimi, detto Vito per gli amici. Ma il Premier non è contrario all'utilizzo di questi soldi del MES. Il problema è che non vuole dire né sì né no, perché i due partiti di maggioranza più grandi sono lì, che si scontrano, PD che dice sì, il Movimento 5 Stelle che dice no, anche se il PD sa perfettamente che il Movimento 5 Stelle alla fine dirà sì, perché ha bisogno di mantenere lo stipendio. Con una crisi e una caduta del governo sono politicamente disoccupati ed è per questo che il PD sa perfettamente che non ci sono problemi col Movimento 5 Stelle. Il problema è Conte che non vuole far vedere ai 5 Stelle, che dice a priori sì con il PD, vuole aspettare che sia il Parlamento a dare il suo responso, cioè lui, sapendo anche che alla fine i 5 Stelle cederanno, non vuole farsi vedere dai 5 Stelle che sa che cederanno già dalla parte del PD, perché anche lui ha una porta aperta nel Movimento 5 Stelle come eventuale capo politico, perché è così che piacerebbe a Grillo vedere il Movimento 5 Stelle con a capo Giuseppe Conte. Quindi Conte deve lasciarsi aperta una porta e non contraddire quelli che probabilmente lo andrebbero ad assumere, perché sapete che lui non è un senatore, lui è solo il premier, solo tra virgolette, nel senso che se cade il governo lui non torna tra i banchi del Senato, torna tra i divani di casa sua, quindi è leggermente differente. E così, solo che con alcuna intenzione di affrontare Conte il voto in Parlamento, perché
Probabilmente con l'aiuto di Forza Italia, che intanto si sta lamentando, Forza Italia gli sta dicendo a Conte: se non approvi subito il MES, ti togliamo l'appoggio per tutte le altre cose, anche per lo scostamento di bilancio siamo contro, e lo scostamento di bilancio serve per fare nuovo debito. Quindi, anche se ci fosse l'appoggio di Forza Italia in Parlamento, ne verrebbe fuori una maggioranza diversa, cioè immaginatevi, verrebbe fuori una maggioranza come quella che è venuta fuori quando si è votato per la TAV. Vi ricordate che Salvini e la Lega si è messo con l'opposizione? Quindi si è formato di fatto in quel momento, quando la Lega ha votato sì alla TAV con l'opposizione, quando era al governo con il Movimento 5 Stelle, di fatto lì si è formata e si è creata una diversa maggioranza. Lì è stato l'inizio della fine del Conte 1. E quindi qui Conte dice: siamo ad agosto, c'è il rischio che si formi un'altra maggioranza come 12 mesi fa, e qui diventa praticamente l'anno della marmotta. Non il giorno della marmotta, ma l'anno della marmotta, dove il governo, a distanza di 12 mesi, esattamente ad agosto, potrebbe cadere come un maleficio, di nuovo. Beh, sicuramente sarebbe un maleficio per lui e il PD e i 5 Stelle, però per il 51,5% degli italiani che dichiara di votare centrodestra nei sondaggi, sicuramente non sarebbe una cattiva idea quella di poter votare il 20 di settembre sia le regionali che le comunali, le condominiali, anche il voto politico. E così Conte non vuole presentarsi in Parlamento, no? Dice: Parlamento, quale Parlamento? Parlamento? In che senso? Dove si parla? Ecco, Conte sta evitando il Parlamento perché lì si annidano fantasmi calunniosi che potrebbero metterlo in difficoltà e metterlo di fronte al fatto che non ha più una maggioranza. E senza una maggioranza, onestamente, non è obbligato, dovrebbe andare da Mattarella a rassegnare le dimissioni, fare il suo scatolone a Palazzo Chigi e dire: mi accompagnate per favore a prendere il treno, che devo andare, o all'aereo, che devo andare a casa. Quindi dice: no, guardi che il bagaglio a mano adesso non si può più portare, quindi deve spedire tutto in stiva e le costa 200 euro a bagaglio. E dice: è lì mortà, ecco. E così la pazienza sarebbe agli sgoccioli, perché Nicolas Zingaretaus, che ha scritto questa lettera al Corriere con i suoi 10 punti, sta dicendo in maniera categorica, a suo modo, a Conte: muoviti subito, fai questa richiesta per il MES. Eppure Conte, voi come sapete, lui balla da solo. Continua a ballare da solo, continua a fare di testa sua, e Zingaretti è arrivato a dire che Conte non sa quali sono le dinamiche in politica. Come dire, lui, come capo del governo, deve avere l'indirizzo politico dei suoi partiti che lo sostengono, mentre lui, che non arriva da nessuno di questi partiti, gioca il ruolo del despota che non ascolta nessuno, perché lui dice: io sono il capo del governo, voi siete solo i partiti. Invece Zingaretti fa capire che in politica non funziona così. Quindi Conte evita i partiti di maggioranza perché lui è il premier, evita il Parlamento perché lui è il premier, ma facendo così comincia a diventare insostenibile questo modo di essere proprio presidente del Consiglio. Lui è veramente l'uomo solo al comando. E poi se la rideva di Salvini che chiedeva pieni poteri. Lui i pieni poteri se li è presi da solo e in autonomia, senza chiederli a nessuno. Zitto, zitto, sta facendo quel cavolo che gli pare e piace. E così il silenzio ufficiale di Conte, dopo i 10 punti di Zingaretti, dimostra che, a giudizio di Palazzo Chigi, l'argomento non è ancora maturo, no? Vedete che Conte parla in questo modo forbito: l'argomento non è maturo, no? Poi quando è maturo lui lo coglie, ecco, fa venire un po' il latte alle ginocchia. Però io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.